Bene, ricominciamo. Vorrei ricollegarmi al discorso del Presidente parlando della crisi che stiamo vivendo. È una crisi stringente, è una crisi soffocante. Eppure la piana di Sibari, e con questo vorrei dare un senso di ottimismo, continua ad essere trainante per l'economia della Regione. I signori qui presenti rappresentano una parte integrante del mondo economico della Regione, rappresentano la piana di Sibari, una piana di Sibari che lavora, una piana di Sibari forte, una piana di Sibari che comunque continua ad avere dietro la propria attività il senso forte di responsabilità sociale. È una piana di Sibari forte, una piana di Sibari che lavora. Stiamo parlando di imprenditori che continuano a produrre beni e servizi per soddisfare la domanda di mercato nazionale e internazionale, comunque nel pieno rispetto delle regole e cercando di pervenire al gusto del bello. In questo modo il profitto diventa conseguenza, una logica conseguenza, non diventa lo scopo principale. Stiamo parlando di imprenditori che comunicano e che fanno rete tra loro. Parliamo di imprenditori che, e mi sento, credo di non ledere la personalità di nessuno se affermo con fermezza che siamo tutti d'accordo nel dire che da soli sicuramente si va più veloci, ma tutti insieme si arriva per certo più lontano. Detto questo, passo la parola ad Antonio Miele. Allora, ringrazio Serena per l'introduzione e vi chiedo scusa, perché comunque avevo capito che dovevamo aspettare il candidato alla presidenza del Consiglio regionale per poter iniziare, diciamo, questo convegno. Innanzitutto buonasera a tutti, a tutti gli intervenuti, al candidato Claudio Malavolta, a Serena, sempre molto professionale nel gestire questo tipo di situazioni. Mi ero preparato comunque per parlare in presenza del Presidente. Ha sicuramente fatto un'introduzione consona, nel senso che ha dato un quadro di quella che è attualmente la situazione calabrese. Sostanzialmente ci ha detto: ragazzi, i soldi non ce ne stanno, quindi inventiamoci qualcosa perché la situazione è difficile. Sono stato chiamato l'altro giorno da Claudio a fare un intervento in rappresentanza di quelle che sono le aziende della zona industriale. E pensando a che cosa potevo dire in presenza di candidati o comunque di persone che aspirano a governare una regione difficile, comunque problematica come la nostra, ho detto: cerchiamo di dare un contributo pratico rispetto a quelle che sono le problematiche che viviamo tutti i giorni noi nel mondo delle imprese. E ho pensato ad individuare alcuni punti, alcune problematiche che sicuramente, se rimosse, potrebbero aiutarci a svolgere bene o meglio il nostro compito di imprenditori, facendo riferimento comunque a una parola che è entrata ormai nel nostro linguaggio comune, lo spread. È un qualcosa che è diventato famoso con la crisi dei debiti sovrani, e ho individuato tre spread. In primo luogo credo di evidenziare un problema comune che abbiamo tutti quelli che fanno impresa in Calabria, ed è uno spread sul costo del credito. Tutti quanti noi che facciamo impresa, che quindi abbiamo delle linee di credito, dal più semplice affidamento in conto corrente fino a linee di autoliquidante piuttosto che di finanziamenti a breve e medio termine, oggi paghiamo uno spread pari a 300 punti superiore in media, proprio nella migliore delle ipotesi, rispetto ad altre imprese come la nostra, che però fanno attività in Umbria, nelle Marche, a Pescara. Cioè, l'impresa che è brava in Calabria riesce a spuntare intorno al 4,50 sul filo di cassa e sulle linee autoliquidanti un punto in meno, 3,50, ma deve essere proprio bravo, deve avere un rating perfetto. Le stesse imprese che svolgono la stessa attività con il nostro stesso rating in centro Italia, senza andare nel nord Italia, sul filo di cassa pagano l'1,50 e sull'autoliquidante pagano meno dell'1%. Quindi considerate che da noi il denaro, che è comunque è un bene che è uguale sia a Pescara, a Milano che a Corigliano,
ha un costo notevolmente maggiore qui. E che cosa fare ad abbattere questo spread? Cioè, se tutti quanti noi pensiamo ai nostri bilanci e vediamo gli oneri finanziari, che poi sono quella riga molto vicina alla fine del bilancio, quindi all'utile esercizio, vediamo che incidono tantissimo gli oneri finanziari e che rodono buona parte del margine operativo lordo del nostro MOL. Banalizzando, un'impresa che ha oneri finanziari per 100.000 euro, se pagasse gli stessi tassi di interessi che si pagano in centro Italia e nord Italia, risparmierebbe di quei 100.000 euro circa 75.000 euro. Quindi capite che risorse comunque si potrebbero liberare per ogni singola impresa che ha questo peso, se pagasse comunque dei tassi di mercato. Prima mi sembra che c'era qualche rappresentante del mondo bancario, adesso non lo vedo più. Io la prima cosa che suggerirei, e questo è un intervento a costo zero, alla futura giunta regionale, è quello di aprire un tavolo, convocare l'ABI regionale, convocare le associazioni di categoria e trovare comunque un modo per abbattere questo differenziale che è veramente importante. È veramente importante. E sarebbe facile, secondo me, non ottenere un risultato discreto sarebbe facile. Basterebbe comunque rivisitare quello che è il ruolo di Fincalabra, che potrebbe fungere ad esempio da garante di ultima istanza, un po' come fa Mediocredito adesso su scala nazionale, e aiutare le imprese calabresi ad abbattere il costo del denaro, che erode buona parte di quelli che possono essere i nostri utili da reinvestire sul territorio. In questo stesso tavolo proporrei di lanciare come idea quello di fare dei mutui per le persone che devono comprare prima casa, quindi per le giovani famiglie, dei mutui a rimborso variabile, dei mutui che possono avere un rimborso proporzionale al reddito annuo dei coniugi che hanno contratto il mutuo. Non è fantascienza, sono cose semplici. La Regione non deve metterci una lira, la Regione deve soltanto creare un tavolo di lavoro, probabilmente patrimonializzare Fincalabra e dargli un ruolo diverso, perché altrimenti non potrebbe essere prestatore di garanzia. E in questo modo sicuramente si creerebbe un clima di fiducia che da un lato potrebbe far ripartire gli investimenti degli imprenditori, quindi delle aziende private, e dall'altro potrebbe favorire i consumi e sbloccare il mercato immobiliare. Non dobbiamo fare niente di diverso di quello che fanno comunque in altre regioni d'Italia, altre regioni che si definiscono virtuose. Il secondo spread che mi piaceva evidenziare è uno spread infrastrutturale. E non voglio entrare nel politico, perché comunque le infrastrutture sono un cavallo di battaglia di tutti i politici, però abbiamo tutti presenti e lo vediamo quotidianamente, purtroppo anche a caro prezzo, quello che è lo stato delle infrastrutture in Calabria. Infrastrutture che condizionano notevolmente la dimensione media dell'impresa calabrese. Perché viviamo comunque su un territorio che è 450 chilometri, cioè siamo 2 milioni di persone distribuite su un territorio lunghissimo. Molti mercati sono difficilmente raggiungibili. Basti pensare che se uno produce merci, li mette in un autotreno e li vuole mandare a Taranto sono 120 chilometri, bene o male, adesso in 1:40 l'autotreno arriva. Se li vuoi mandare a Crotone, che sono 90 chilometri, l'autotreno, se non parte la notte, ma sì, parte nell'orario delle scuole, non arriva prima di 3 ore a Crotone. Questo ci spiega, questo è evidente di come evidenzia come è messa una infrastruttura che per noi è strategica, quella della statale 106. Questo condiziona notevolmente quello che è nella dimensione media dell'impresa calabrese, perché non avendo dei mercati raggiungibili o comunque difficilmente raggiungibili, la mancanza di infrastrutture crea una barriera all'entrata e all'ingresso di nuovi mercati, cioè ci rende difficile raggiungere nuovi consumatori. E loro comunque un'arma c'è. Cioè, io alla prossima giunta regionale dico diamine, oggi tutto il mondo passa da Bruxelles, ma anche il mondo privato passa, cioè a Bruxelles si intrattengono delle relazioni a livello anche di aziende private che rappresentano il top almeno nel vecchio continente, e tutti i finanziamenti importanti passano da Bruxelles. Noi a Bruxelles ci dobbiamo stare con mani e piedi, ma a Bruxelles non dobbiamo mandare
i nostri burocrati, dobbiamo mandare persone che hanno competenze, che conoscono la lingua, che sappiano spiegare cos'è la Calabria, che abbiano capacità di intercettare finanziamenti, perché i soldi sono lì. Lì ci dobbiamo stare con mani e piedi, tutti i giorni, non gente che parte il martedì, arriva lì, non sa dire due parole in inglese e se ne torna il giovedì. È assurdo. Quindi, e si può anche esternalizzare. Cioè, adesso ci sono delle società, dei team di manager, che tu li paghi ad obiettivi, tu gli dici io ti pago in percentuale dei finanziamenti che tu mi riesci a portare in Calabria. Cioè, io non ti pago, soltanto tu vai lì ed il rischio è tuo, il rischio d'impresa è tuo. Se poi sei bravo a portarmi i soldi, una percentuale dei soldi che arrivano sono tuoi. Questi soldi vanno poi concentrati su piccole priorità, cioè tutti questi finanziamenti a pioggia. La sagra della castagna, la fiera della patata, cioè, ma ne facciamo, ma non servono a niente, servono soltanto a creare consenso politico, bacino di voti e cavolate. Quindi bisogna cambiare la mentalità. Non siamo imprese che vogliamo vivere col pubblico, siamo imprese che viviamo di mercato. Cioè, noi vogliamo stare al mondo perché comunque sul mercato ci sappiamo stare, perché dimostriamo di essere bravi e quindi non chiediamo finanziamenti. Però queste cose si potrebbero fare, cioè queste cose si potrebbero fare a costo zero. E a questo punto mi rallaccio al discorso dell'ASI, che comunque Croce e Delizia di buona parte delle imprese che sono qui, molti di noi l'hanno subita nel corso degli anni, hanno subito una serie di modifiche di regolamenti, una serie di modifiche di regolamenti che avevano quale unico scopo quello di inserire nuove tasse, nuovi balzelli, nuove spese, nuovi costi per le imprese che operano in questo territorio. Adesso una cosa buona la precedente giunta regionale l'ha fatta, ha accorpato le ASI della Calabria, ha ridotto quindi da diversi consigli di amministrazione, ne è diventato uno unico, però bisogna dargli un ruolo nuovo. Perché questi signori qui delle ASI sono stati capaci di modificare un regolamento e in quel regolamento hanno modificato il prezzo, hanno ricontrattato il prezzo di terreni che avevano ceduto tramite dei compromessi regolarmente registrati ad imprese. Quindi l'impresa aveva fatto un business plan che dice io il terreno lo pago 20 euro. Loro hanno cambiato le carte in tavola, nonostante ci fosse un compromesso firmato, e hanno obbligato quelle imprese a pagare il doppio del prezzo. E quindi di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando comunque di una burocrazia che ostacola le imprese. Cioè tutti questi enti che vengono creati sono enti che alla fine, quando vengono a mancare i trasferimenti regionali, devono essere pagati dalla comunità, dai cittadini, dalle imprese. Io penserei per l'ASI un ruolo diverso. L'ASI dovrebbe essere quell'organismo, una sorta di agenzia all'export, cioè quell'organismo che prende per mano le aziende calabresi e le aiuta ad aggredire dei nuovi mercati, perché altrimenti non ha senso di essere. Cioè noi perché dobbiamo pagare questa gente qui che ci deve mettere continui regolamenti, continue spese, continue tasse? Ce le possiamo gestire noi le zone. Ridiamo le zone industriali ai comuni e gestiamoci noi le zone. Una cosa buona però, questi distretti industriali secondo me l'hanno realizzata in maniera inconsapevole, probabilmente non era il loro fine, e soprattutto in quest'area. In quest'area credo che si sia creata una grossa complicità, si sia creata una rete fra le imprese che operano in questo territorio, proprio perché ci siamo dovuti organizzare per far fronte comune nei confronti di questo ente che ci vessava. Ma questo ha portato anche ad altro. Ha portato a collaborazioni, ha portato a attività imprenditoriali comuni, ha portato a uno scambio continuo di informazioni, uno scambio continuo. Molti si organizzano per produrre o per reperire i prodotti che servono agli altri. Siamo diventati in maniera inconsapevole, indotta per necessità, una sorta di rete di impresa allargata. E questo è un risultato apprezzabile. E penso che è una competenza distintiva che abbiamo noi come zona industriale di Corigliano rispetto a tutti gli altri distretti industriali che esistono in Calabria, ed è un qualcosa di cui sotto sotto un buon numero di noi ne va fiero. L'ultimo spread che mi piaceva evidenziare era uno spread tecnologico. Uno spread tecnologico, abbiamo accolto tutti quanti con favore la notizia che
finalmente TIM farà un investimento in banda larga importante che investirà anche questa nostra zona. Oggi, vuoi o non vuoi, viviamo nell'era dell'iPad, nell'era dell'iPhone, cioè una serie di strumenti con cui quel visionario di Steve Jobs ha cambiato le nostre vite, ma ha cambiato anche le regole dei mercati dei beni e dei servizi, le regole dei canali di marketing. Cioè, oggi è impensabile per ciascuno di noi gestire delle aziende più o meno strutturate senza avere dei processi aziendali che siano organizzati attraverso un computer, un sistema informatico comunque adeguato. Ad esempio, noi 2 anni fa in azienda abbiamo inserito l'iPad per i venditori. Tramite un'interfaccia semplicissima abbiamo collegato questi iPad al nostro gestionale. I venditori che vanno in giro, che si trovano a Matera, che si trovano a Crotone, riescono immediatamente a dare informazioni ai clienti in termini di disponibilità, prezzo, consegne, evasione di ordini, inserimento di ordini, preventivo. Prima ci arrivava il fax, poi c'era l'omino che doveva inserirlo al computer, poi andava in magazzino. Questi prendono gli ordini in tempo reale e fanno la distinta di prelievo dal magazzino. Quindi, e questo ha notevolmente facilitato il nostro ciclo attivo. O dico, ma se l'abbiamo fatto noi, no? È possibile che la pubblica amministrazione non si può informatizzare? Cioè è possibile che io ancora devo prendere la macchina, devo andare a Corigliano Paese, devo depositare all'ufficio la mia domanda, poi l'ufficio la deve, parte uno con la motoretta il giorno dopo e va all'ufficio tecnico, devo andare all'altro ufficio ambiente in base alla competenza di quella domanda, poi mentre con la motoretta c'è il vento si perde la mia richiesta e siamo rovinati. Io dovrei farlo con una PEC, cioè chiunque di noi, anche un semplice cittadino, per presentare una domanda di concessione edilizia, deve farlo da casa o lo deve fare il consulente da casa, con una PEC manda tutto l'incartamento, può seguire l'iter di approvazione di quella domanda di concessione edilizia da casa, senza andare a bussare dai vari burocrati, dai vari uffici, ho perso la carta. Il timing di approvazione deve essere già ben chiaro nel momento in cui tu protocolli la domanda tramite PEC. Ma queste sono cavolate. Cioè queste, oggi questi strumenti sono accessibili, sono user friendly, costano pochissimo. E poi sono degli strumenti fatti in modo che anche un bambino che non capisce niente lo sa utilizzare. Dico, è possibile che non possiamo informatizzare la pubblica amministrazione, metterla in rete? Sono investimenti che costano poco, però sono cose che sono semplici da fare, diamine. Sono semplici da fare. Io non devo andare a bussare alla porta del burocrate e dirgli, sai dov'è la mia domanda? Mo vediamo, chissà dov'è, ce l'ha l'altro ufficio. No, deve essere tutto online. E nel momento in cui io te la presento, tu mi devi dare un timing ben preciso. E se non va bene, tu mi devi rispondere via PEC e mi devi dire che cosa manca. Io te lo mando subito. Cioè il mondo è diventato semplice. Noi siamo rimasti indietro. Quindi il mio intervento era volto a dire, noi aziende non chiediamo soldi, non chiediamo finanziamenti, non chiediamo fondi perduti. Noi chiediamo semplificazione, chiediamo infrastrutture, affinché operare in Calabria diventi un qualcosa di normale, affinché la nostra regione possa diventare attrattiva, attrattiva di investimenti esteri, attrattiva di altri capitali. Dobbiamo diventare una regione normale. Mi dispiace che il Presidente non c'è, però penso che Claudio è sicuramente ottimo portavoce di questa istanza, perché le vive sulla sua pelle sicuramente. E poi volevo concludere con 2 considerazioni. In primo luogo, rivalutare il valore dell'impresa. Abbiamo una cultura dannata, che non è soltanto in Calabria, ma anche in Italia. Cioè l'impresa viene vista comunque come un luogo dove si calpestano i diritti dei lavoratori, perché comunque i sindacati devono darsi un senso. Perché l'impresa viene vista come un luogo dove si calpestano, è un luogo dove non si pagano le tasse. Invece non è assolutamente così. L'impresa è un luogo dove si crea lavoro, dove si crea valore, dove la gente impara a lavorare insieme, a lavorare in team, dove la gente impara delle competenze che non sono soltanto tecniche, ma anche delle competenze del vivere insieme, del vivere in società. E credo che noi in questa zona questa percezione la stiamo cambiando, cioè siamo comunque, e dobbiamo essere bravi anche ad allontanare gli imprenditori che non sono bravi, che comunque hanno macchiato la categoria.
stiamo comunque creando un percepito diverso di noi. Cioè, io credo che oggi determinate aziende che lavorano qui nella zona industriale, che lavorano a Rossano, che lavorano nella Sibaride, vengono comunque finalmente percepite come un valore, non vengono percepite come dei prenditori. E questo secondo me è da far pesare, ed era un parola che volevo dire in presenza del candidato alla presidenza regionale, che arriverà, Comunque ho fatto tardi io, quindi figuratevi lui. E un'altra cosa, mi piace raccontare quello che è successo stamattina. Allora, stamattina sono stato convocato da degli imprenditori, diciamo, della zona per concordare un pochino il mio intervento, cioè volevano sapere che cosa dovevo dire. Era un po' in un momento particolare, perché erano successe un paio di cose in azienda che mi avevano comunque buttato giù di morale. Comunque sono venuto e ho avuto la fortuna anche di passare 10 minuti con Claudio e comunque con lo staff, di persone che lo stanno aiutando, che comunque stanno vivendo con lui questa avventura, con altri colleghi imprenditori. Ragazzi, mi hanno elettrizzato, guarda. Io in questi giorni ho incontrato tutti, perché mi hanno chiamato tutti e mi davano tutti del tu, chiamami e non li conoscevo, però loro sono stati fantastici. Questi in 10 minuti mi hanno trasmesso un entusiasmo, una carica, una visione, cioè questi hanno comunque una visione che è affascinante, hanno una visione, comunque hanno un'idea di Calabria, hanno un'idea di regione, hanno un'idea di impresa, hanno un'idea di società, e trasmettermela in 10 minuti, questa era una pazza. E Claudio, che comunque si è andato da una parte all'altra, Gennaro, un entusiasmo favoloso. E sono convinto, guarda, ne sono convinto che questo entusiasmo, questa determinazione, questo coinvolgimento, cioè io sono venuto qui con entusiasmo, questi oggi me l'hanno letto, dici devi dire 4 parole, dico ma io vengo con piacere, anche se da imprenditore cerco sempre di stare equidistante, nonostante, però vengo davvero con piacere. E poi sono tornato in azienda con il morale cambiato, sembrava che non fosse successo niente stamattina. E mi piacerebbe comunque che quella scossa, no? quella scarica di adrenalina che ho sentito io oggi, la percepisse anche l'elettorato, e soprattutto la percepisse la prossima giunta regionale, cioè noi calabresi, buona parte dei calabresi, abbiamo diritto e comunque secondo me ci meritiamo una giunta regionale notevolmente diversa e migliore rispetto a quelle che abbiamo avuto nelle legislature precedenti, cioè è un qualcosa che lo meritiamo, e spero che Claudio con la sua competenza, con l'entusiasmo che è riuscito, che non me l'aspettavo, non me l'aspettavo, perché lui è un tipo sempre molto pacato, sempre un pochino schivo, ma ha creato un gruppo di lavoro bellissimo, probabilmente in merito anche di tutte le persone ma che gli stanno accanto, ma soprattutto è merito suo. Spero che questo venga percepito comunque dall'elettorato e venga percepito dalla prossima giunta regionale. Grazie per l'attenzione. Scusate, sono delle questioni tecniche. Oliverio avrà una 30ina di minuti ancora a Rossano, quindi per arrivare verosimilmente ce ne vorranno 40. Per cui io farei un brevissimo intervento pubblicitario riguardo la partita di domenica della pallavolo. Raga, è una pubblicità. Alle ore 10, dopo aver votato, ovviamente Claudio, venite tutti alla partita che Coriano disputerà con la prima in classifica, noi siamo secondi contro Potenza Picena. Detto questo, a questo punto no, volevo sollecitare l'intervento di qualcuno del pubblico. Ti do il microfono. Allora, io devo ringraziare Antonio, perché ha detto una cosa che secondo me e secondo il gruppo deve passare. Noi siamo ottimisti, il concetto di ottimismo deve passare, e se passa io e il gruppo siamo contenti. Il candidato credo che sia d'accordo con me. Adesso possiamo passare la parola all'intervento dal pubblico del... L'avvocato Arturo Crispino, imprenditore in Piano Lago.
Allora, buonasera a tutti. Io innanzitutto ringrazio l'amico Claudio Malavolta per avermi invitato. Si parla del mondo produttivo della Sibaritide, io vengo da un'altra area e sembrerebbe quasi fuori luogo, però da questo punto di vista mi sento di esprimere a Claudio una prima considerazione proprio su questo tema. Credo che è arrivato il tempo di superare i campanilismi e di andare oltre. Le istanze degli imprenditori, le problematiche che accompagnano le nostre imprese sono comuni a tutti quanti, quindi io direi che in questa sala si parla del mondo produttivo della Calabria. È ovvio che siamo nella Sibaritide, siamo a Corigliano, la presenza di imprenditori che hanno sede, di aziende che hanno sede qui su Corigliano è numerosa rispetto ad altre, ma allargherei il concetto sulla Calabria perché stiamo parlando del nuovo governo regionale e ripeto, le problematiche sono comuni. Io, se ascoltando ciò che è stato detto poc'anzi da Antonio Miele, mi rivedo completamente, perché sono le stesse problematiche, anche se la mia azienda opera in un settore diverso, ma sono le stesse problematiche che accompagnano la sua azienda. E sono contento di questa tua scelta, di questa tua candidatura, perché, lo dicevo poc'anzi a tuo fratello, c'è necessità di impegno. Noi conosciamo perfettamente, perché lo viviamo sulla nostra pelle, quello che sono le problematiche che, ripeto, che viviamo ogni giorno, quindi non c'è bisogno che ce li venga a raccontare qualcun altro, perché sappiamo benissimo tutti i problemi che viviamo: la burocrazia, il costo del denaro, il costo del lavoro, la mancanza di infrastrutture, il costo, ripeto, di quello che è legato al mondo burocratico, quindi parlerei anche di tempi di giustizia, parlerei anche della corruzione che è legata alla burocrazia, alla mala burocrazia, e parlerei quindi anche del concetto di legalità. Ma l'aspetto determinante, l'aspetto fondamentale di tutto questo ragionamento, secondo me, è uno: l'aspetto culturale, che è il, come dire, il centro del ragionamento intorno al quale la politica deve intervenire. Siamo in un territorio che purtroppo è legato ad alcune arretratezze, ad arretratezze culturali e ad alcuni preconcetti. Dobbiamo liberare innanzitutto le nostre menti, dobbiamo cercare di cambiare rotta, perché per fare politica, la politica non appartiene, la politica così come il mondo delle imprese, così come il mondo delle professioni, non appartiene a chi è vicino al malaffare. Non c'è bisogno necessariamente di essere supportati da ambienti che stanno nella cosiddetta zona grigia, che tanto grigia poi non è, ma è fatta anche di può essere fatta, deve essere fatta di uomini e donne libere che ogni giorno si alzano, lavorano, producono, creano ricchezza per sé e per gli altri e che decidono con coraggio, con grande coraggio, perché Claudio io lo conosco proprio perché ho avuto a che fare per motivi professionali e di lavoro, molti di voi lo ricorderanno, per il coraggio che è la serietà che ha impiegato e che impiega nel portare avanti le istanze degli imprenditori di quest'area, le sue istanze e quelle delle altre imprese. Quindi con coraggio decido di impegnarsi e di scendere in campo, perdonatemi questa espressione un po' abusata, ma di scendere in campo mettendoci la faccia, prendendosi delle responsabilità, ma decidono di rimboccarsi le maniche, perché noi imprenditori siamo fatti in questa maniera. Questa è la cultura di impresa. La cultura di impresa che non, consentimi di dire un'altra cosa, scusami, forse sarò, non voglio fare, però la cultura di impresa che non deve aspettare i tempi della politica, ma che va dritta per la propria strada, perché non abbiamo più il tempo di aspettare, non abbiamo più il tempo di ascoltare chi è impegnato in altre attività. Noi dobbiamo andare avanti e discutere, gli altri si accoderanno. Tu da questo punto di vista
dimostri ancora una volta di avere, ripeto, coraggio, mettendoci la faccia, esponendo, perché guardate, la campagna elettorale probabilmente è fatta anche di tanti incontri, tante pacche sulla spalla, di tante facce che sembrano, ma è fatta anche di tante altre cose, di tante altre pressioni. Immagino che sono stato un attivista, quindi so che cosa vuol dire. È fatta di pressioni, è fatta di, come dire, di qualcuno che vuol dare qualche spallata, eccetera. Quindi da questo punto di vista, ripeto, riconosco grande merito a Claudio Malavolta per questa sua scelta e per questo impegno. Ti vorrei però esortare, e vorrei esortare tutti gli imprenditori ancora una volta, a cercare di non, come dire, di portare quella che è la nostra esperienza, il nostro know-how di fronte alla politica, e quindi di contaminare positivamente con il nostro sapere gli ambienti politici, e non viceversa, e non di subire, e non, come dire, di adagiarci sulle loro posizioni. Sarebbe bello sapere dai candidati, in questo caso dal candidato, preventivamente quelli che sono gli impegni per risolvere le tante problematiche. Oliverio prima esprimeva e faceva una serie di dati negativi. Bene, rispetto a questi dati negativi mi piacerebbe sapere da imprenditore, e lo dico anche da avvocato, perché prima di firmare un contratto ne vorrei leggere, come dire, le clausole, no? Allora, da questo punto di vista mi piacerebbe sapere preventivamente quali sono gli impegni rispetto alle problematiche che lui stesso ha sollevato e che, sono certo, attraverso di te tutto il mondo produttivo della tua area, ma non solo, saprà, come dire, riportare a lui. Staremo a vedere, aspetteremo cose. Il mio, ti ripeto, il mio è un augurio, ma rispetto alla tua candidatura, di continuare a credere fermamente in questa tua scelta, perché, ripeto, è una scelta coraggiosa, è una scelta che è stata fatta, penso, con il supporto della tua famiglia. Ho visto intorno a te i tuoi fratelli, quindi significa che è una scelta condivisa, e questo rende ancora più, come dire, più confortante e più piacevole, secondo me, questa battaglia. Io, ripeto, penso molto sinteticamente, espresso le mie considerazioni senza entrare nel merito, ripeto, di problematiche che conosciamo molto bene. Un solo ultimo passaggio, perché è un argomento che qui abbiamo affrontato moltissime volte, quella dell'ASI e dei consorsi di sviluppo industriale. Le riforme fatte fino adesso, io mi piace definirle delle riforme di carattere estetico, che nella sostanza non hanno apportato alcun miglioramento, sono delle riforme che sostanzialmente contengono poco e nulla. La verità è che chi governa deve decidere che cosa fare di questi enti. Se dare importanza e quindi e attribuire valore anche con delle risorse economiche, oppure avere il coraggio di bypassare, quindi di eliminare dei passaggi e di avvicinare la macchina burocratica alle imprese, eliminando tutto ciò che, come dire, fa da filtro. Questa è la scelta. Rispetto a questo, ecco, mi piacerebbe sapere quella che è l'opinione di Mario Oliverio rispetto a questo argomento. Perché più volte ne abbiamo parlato, perché attualmente questi enti vengono visti semplicemente come ulteriori bazzelli, come ulteriori, come dire, tassazioni, come ulteriori sistemi per spremere le imprese e per, come dire, levare risorse. Beh, il fatto che non si sentono non significa che non ci sono, quella diventa ancora più pericolosa. Il fatto che non ci sono, non si vedono ma ci sono. Per cui, ripeto, io ti faccio di nuovo il mio in bocca al lupo e ti ringrazio ancora una volta di avermi invitato in questa piacevole serata. Vorrei chiamare il professor De Cindio dell'Università della Calabria.
Allora, buonasera a tutti quanti, io ringrazio di avermi dato la parola che non mi aspettavo, diciamo così, quindi sono del tutto impreparato, diciamo, ad affrontare alcuni argomenti, però sinceramente io inizio sempre qualche, diciamo, chiacchierata come questa dicendo poche parole che sono queste. Esistono tre zone nel mondo in cui si hanno delle lingue di terra nel mare. Una è la Calabria, ovviamente, di cui io sono ospite, perché capite dalla pronuncia che non nascondo che sono un campano della capitale, però. E dicevo, la Calabria, la Florida e la California. La California prevede la Silicon Valley, la Florida Miami Beach, la Calabria le nostre coste, le posso dire le nostre, con un mare stupendo, le nostre, diciamo, tradizioni anche. La California c'è il Big One, terremoto. Miami Beach è, diciamo, ci sono tornado, uragani, eccetera. Qui sicuramente il clima è molto migliore. Eppure la differenza fra queste tre zone sono che la California è molto ricca, la Florida è molto ricca e la Calabria è molto povera. Stranamente, perché ci sono tutti i requisiti per cui sia ricca. Non ci sono i requisiti per cui sia povera. Allora io mi occupo di formazione essenzialmente, quindi il mio intervento sarà diretto a invitare ad assumere, diciamo, nel programma che sperabilmente questa futura giunta porterà avanti, possa portare la voce anche della formazione. Perché uno dei problemi per cui è povera, secondo la mia opinione, e che noi che facciamo formazione, io insegno cose strane all'Università della Calabria, sono un ingegnere chimico, quindi insegno reologia, non vi spiego che cos'è, fino all'anno scorso insegnavo termodinamica, che forse può sembrare un po' diversa, diciamo così, almeno più appetibile. Ebbene, io insegno queste cose e mi chiedo, le persone che io porto a un livello anche molto elevato, perché l'UNICAL è un'università riconosciuta in tutta Italia, è una delle migliori università che dà molta formazione di alto livello, eppure noi investiamo praticamente, facendo dei conti un poco rozzi, circa 100.000 euro per studente, per poi vedere questo studente andare in altri posti, sostanzialmente anche a fermarsi, ma aumentare il PIL delle zone in cui è andato, e noi abbiamo fatto un investimento per gli altri. Abbiamo perso 100.000 euro. Allora io, come sostanzialmente formatore, sono una persona che si occupa di queste cose e lo vede con tragicità, se volete, perché significa non avere futuro. Quindi noi dobbiamo fare in qualche maniera il contrario di quello che si dice, prevenire piuttosto che reprimere, il che significa, io non penso al rientro dei cervelli, ma non farli scappare. Dobbiamo dare delle opportunità a chi sul territorio può dare un contributo non indifferente al suo sviluppo. Allora, vediamo l'università che fa. L'università ha dei problemi, perché l'università offre delle cose. Non sempre ascolta il territorio per vedere cosa il territorio ha bisogno. Quindi questa unione va fatta. L'Università della Calabria offre molti tipi di lauree, parliamo delle lauree casomai maggiori, quelle cosiddette magistrali, significa gli ultimi due anni. Ebbene, qualcheduna di queste lauree dovrebbe essere sentita o sviluppata rispetto a quella che è la richiesta del territorio. Allora io ragiono in maniera semplice, se mi vedo intorno penso agricoltura, diciamo agroalimentare sostanzialmente, e turismo. Poi il resto sono casomai infrastrutture di servizio a queste due attività, ma io su queste ci devo puntare. In particolare per l'agroalimentare noi dobbiamo offrire anche dei tecnici che non se ne vadano. Ne abbiamo parlato, chiacchierato brevemente prima di questa riunione. Bene, noi stiamo cercando di costruire quindi in questo momento che sta cambiando molto l'università, un tecnico che possa servire alle aziende, che possa parlare con le aziende, perché questa diciamo completa, sono due monadi, due cose che non si parlano e che invece devono parlare per lo sviluppo del territorio. In particolare io penso all'alimentare, perché faccio l'ingegnere chimico, quindi la prima proposta che mi viene in mente di fare è questa, un ingegnere alimentare, cioè uno che nasca non dall'agraria, che ha la sua logicità, diciamo così, ma qualcuno che pensi
alla seconda trasformazione, non solo alla prima, che pensi prodotti, come si dice, di quarta gamma, se qualcuno che lavora in questo settore capisce che, bene che voglio dire, prodotti che trasformati e che possono raggiungere mercati ricchi, con prodotti che sono unici quelli della Calabria, ve lo dico sinceramente, io ho scelto venire in Calabria perché per me è un laboratorio aperto sotto questo aspetto. Quindi noi stiamo cercando di mettere su una figura professionale che possa anche fare una cosa che si chiama in inglese product design, progettazione del prodotto. Io faccio una cosa, non faccio un processo, ma faccio una cosa che dico, per esempio, una clementina fatta in maniera particolare, pulita, sbucciata e che resista per un certo tempo. Ebbene, questo è un prodotto, io devo fare un processo per farla e non devo invece creare dei tecnici che sanno i processi ma non sanno a che servono, che cosa fanno. Ebbene, noi abbiamo cercato di fare questo. Stiamo cercando veramente di creare questa nuova figura professionale che possa essere di utilizzo diretto da parte delle aziende, delle piccole e medie imprese che normalmente si possono consentire forse un solo tecnico, però una persona che conosca di marketing, conosca di packaging, conosca di distribuzione, conosca però anche di processo e di prodotto. Perché sennò che cosa confeziono se non c'è un prodotto buono? Capisca di che cosa significa sicurezza alimentare, internazionalizzazione dei prodotti. Un tecnico che parta fondamentalmente dalle lauree di basso livello, cioè di quelle triennali, sia meccanico, ingegnere sostanzialmente industriale, chiamiamolo così, e che poi diventi invece un ingegnere alimentare. Ecco, quello è questo che noi stiamo facendo. Dico la verità, lo stiamo facendo da qualche tempo e stiamo sostanzialmente arrivando alla conclusione. Entro Natale l'università dovrà decidere quali sono le nuove lauree che vuole proporre, se le vuole proporre. In questo io quello che chiedo è il supporto, l'ho fatto con degli amici che conoscevo già, vi dirò adesso una qualche cosa proprio di tipo pubblicitario, ma ho cercato di dire benissimo, supportateci voi aziende anche. Cioè, se condividiamo questo percorso, un percorso culturale che si fa insieme, perché è diretto alle aziende, io immagino un percorso in cui ci siano stage e tesi di laurea, che sono cose, diciamo, lontanissime normalmente, sviluppate presso le aziende, che quindi facciano questo orientamento e questo percorso insieme. Se ci sono delle cose particolari, benissimo, si fanno. Allora, giusto per concludere, perché è chiaro che la domanda mia è: mettete in un programma questo e supportateci, perché sicuramente con la vecchia giunta noi abbiamo avuto, diciamo, non dei problemi, noi abbiamo avuto un programma seriamente e siamo andati a finire sempre più giù, sempre più lontananza fra aziende e chi invece fa i tecnici, e questo è sbagliato. Allora, supportateci, io in particolare, sempre da buon napoletano che sei un po' bizantino, ho anche delle carte dove, se volete, le prendete, vedete il programma, sono due pagine, c'è una scheda in cui potete dire i vostri commenti, potete supportarlo, potete pure dire che non va bene, diciamo così, in base a questo. Con questo sarà un chiaro segnale per noi, anche da parte delle imprese, di sostenerci, diciamo così. Siamo certi che il candidato invece ha già recepito, perché abbiamo chiacchierato prima, che è una buona, diciamo, è un buon programma per la Calabria, anche per l'università e per chi fa formazione. Vi ringrazio. Le schede stanno lì. Grazie a lei. Grazie a lei. Va bene. Allora è il mio turno. Intanto vi saluto di nuovo, ringrazio tutti. Mi scuso per l'inconveniente che si è verificato stasera, ma ripeto, a Rossano avevano prenotato una piazza. Il presidente Mario Oliveri, io ormai lo chiamo già il presidente perché lui è stato il presidente della provincia per 10 anni e siamo certi che sarà il nuovo futuro presidente della Calabria. Quando dico presidente, quindi sicuramente non mi sbaglio. Ha avuto un ritardo e molto correttamente è passato da qui a salutarci, a scusarci, tornerà tra poco. Nel frattempo, per evitare, insomma, di disperdere le persone che c'erano presenti in sala, abbiamo avviato un dibattito che avrebbe fatto piacere molto di più sicuramente che l'avesse ascoltato il presidente Oliverio.
In ogni caso, se per quello che può servire, l'ho ascoltato io e devo dire che tra poco, insomma, affronteremo diversi punti di quelli che sono stati toccati dai relatori che mi hanno preceduto e che mi trovano praticamente favorevole su tutto. Bisogna vedere poi i modi, le modalità per ottenere i risultati e andare incontro alle istanze che sono provenute stasera da questa sala. Beh, intanto voglio dirvi perché mi sono candidato. Andiamo al dunque. Intanto mi sono candidato con Mario Oliverio. Mi sono candidato con Mario Oliverio nella sua lista del presidente e lui stesso poco fa ha chiarito che è stata una sua proposta, una proposta, insomma, di avere all'interno della sua lista un profilo che tracciasse, diciamo, che fosse un elemento di novità, un tratto di discontinuità con il passato, e quindi una persona che proviene dalla società civile, che non ha mai fatto politica, seppure posso dirvi che la politica non l'ho fatta dall'interno dei partiti, ma mi sono sempre occupato dei problemi del territorio e delle imprese e quindi ho fatto politica. E penso che anche quando si faccia quando si faccia l'imprenditore, quando si faccia un'impresa in maniera sana, si faccia buona politica. Beh, Oliverio perché? Perché me l'ha chiesto, ma non si dice sì a tutti. Oliverio perché è una persona che ha mostrato nei suoi 10 anni di presidenza della provincia, ha mostrato grandi capacità amministrative, ha mostrato, insomma, è stato in grado di ottenere degli ottimi risultati. In effetti il bilancio della provincia si è distinto come tra i primi 5 bilanci in Italia e quindi i dati di questa provincia negli ultimi 10 anni sono notevolmente migliorati. Oliverio perché ha sposato spesso le battaglie del nostro territorio. È vero quello che diceva Arturo Crispino, i problemi sono uguali dappertutto. Noi in questo momento abbiamo un incontro con il mondo produttivo della Sibaritide, lui stasera siamo onorati di averlo in rappresentanza anche delle imprese di Piano Lago, i problemi sono uguali dappertutto e qui abbiamo avuto dei problemi che accadono anche da altre parti. Volevano tempo addietro riconvertire a carbone una centrale Enel la quale conversione avrebbe comportato dei notevoli problemi ed avrebbe condizionato notevolmente quello che è il comparto agricolo. Bene, noi ci siamo opposti, siamo più o meno sempre le stesse persone, quelle che mi sostengono, più qualcun altro, ci siamo opposti, siamo arrivati fino al Ministero, siamo riusciti, diciamo, a bloccare questo processo e a smontare un progetto di 1.200.000.000 che l'Enel aveva messo su, ma che non avrebbe portato alcun giovamento al nostro territorio. Abbiamo partecipato a delle battaglie contro le trivellazioni, abbiamo partecipato, come insomma in tutta la Calabria ci sono stati dei problemi e ce ne sono ancora, con l'emergenza dei rifiuti. Abbiamo avuto un commissario all'emergenza rifiuti che è stato in Calabria per circa 16 anni e non ha risolto nulla e siamo ancora in emergenza. Mario Oliverio in diverse di queste battaglie è stato vicino al territorio, lo è quando parliamo di aeroporto, ma alle infrastrutture del resto ne parliamo tra poco. Quindi Mario Oliverio perché ha dimostrato come persona di essere in grado di governare dei processi in un certo modo e quindi con risultati positivi, e Mario Oliverio perché è stato vicino al territorio. E poi non di meno Mario Oliverio perché è della provincia di Cosenza. È vero, il campanilismo forse non giova, ma noi abbiamo subito dei localismi in continuazione, avendo delle rappresentanze, avendo dei presidenti di Catanzaro, di Reggio Calabria, tutto l'asse politico, tutte le decisioni si sono spostate purtroppo, ahimè, da quelle parti e noi abbiamo subito. Ora, noi non vorremmo fare subire i localismi a nessuno, ma quantomeno non vorremmo continuare a subirne. Parliamo di mondo produttivo, parliamo di imprese e dagli interventi che mi hanno preceduto cosa emerge?
Beh, noi non abbiamo, stasera non è stato chiesto, mi pare che sia Antonio Miele che Arturo Crispino, non hanno assolutamente avanzato richieste di sostentamento alle imprese, ma hanno richiesto semplicemente, secondo me, un contesto ottimale. E che significa un contesto ottimale? Un contesto ottimale, secondo me, significa avere delle infrastrutture, avere l'accesso a una mobilità veloce che oggi manca, avere dei treni che oggi mancano, avere un aeroporto che oggi manca, avere un porto che non funziona. C'è un porto che non funziona e che dovrebbe funzionare. Allora, fermiamoci un attimo a parlare di infrastrutture. Ci hanno tolto 14 treni, su questa fascia, sulla fascia ionica sono stati tolti 14 treni, è praticamente diventato impossibile spostarsi con il treno e andare a Brescia, a Bergamo, a Milano, è diventato praticamente è impossibile, bisogna spostarsi di nuovo con la macchina e siamo tornati ai tempi di 50 anni fa praticamente. Per quanto riguarda l'aeroporto, l'aeroporto era Mario Oliverio qualche anno fa aveva stanziato 20 milioni di euro nel bilancio della provincia per l'ottenimento dell'aeroporto. Poi la regione addirittura ha rilanciato stanziandone altri, quindi con 50 milioni di euro avremmo potuto realizzare un grandissimo aeroporto. E il problema è che poi la regione con la sua vicepresidente, con Antonella Stasi, che è di Crotone, per tutelare un aeroporto di Crotone che assolutamente non funziona e non decolla, scusatemi il gioco di parole, un aeroporto che non decolla da 20 anni, ha bloccato la realizzazione dell'aeroporto di Cosenza. Credo che a questo punto, insomma, i territori, i rappresentanti di questo territorio non hanno saputo tutelare questo territorio, non c'è stato qualcuno che ha fatto da sentinella, ma c'è stato soltanto qualcuno che si è piegato e basta. I territori, secondo me, hanno bisogno inevitabilmente di un rappresentante. La Sibaritide in particolare è stata lasciata da sola, ma come non perché ci sia il mio amico qua di Pianolago, ma anche se noi guardiamo bene anche il Savuto è stato lasciato da solo. Ci sono delle zone, a parte insomma la parte di Cosenza, che vengono tenute schiacciate, viene a loro impedita di emergere. Parliamo di aree industriali, il problema è stato affrontato già, credo, abbastanza esaudientemente, insomma, da chi mi ha preceduto. Le aree industriali sono assolutamente da ripensare, sono diventate in questo momento, sono rimaste, cioè la funzione per la quale loro erano nate, va bene, cioè che era quella di industrializzare il territorio, questa funzione poi non si è verificata mai, non è stata mai esercitata. Io dico forse per fortuna, perché industrializzare un territorio così bello sarebbe stato davvero un peccato. Quindi alla fine ha vinto la natura, ha vinto la vocazione del territorio e le aziende che sono qui nelle altre zone industriali della Calabria sono sicuramente a supporto della filiera agricola, a supporto insomma di quella che è il settore agroalimentare, principalmente sono queste. Poi c'è la piccola azienda artigiana che si è spostata dal paese ed è venuta qui, ok, perfetto, però la missione dell'industrializzazione non è andata a buon fine. Ora cosa rimane? Rimangono delle aree industriali che sono rimaste praticamente, che sono delle agenzie immobiliari. Le aree industriali in questo momento svolgono semplicemente la funzione di agenzie immobiliari, ma questo non ha senso di esistere. Questa funzione potrebbe essere tranquillamente riportata nelle mani dei comuni e la Calabria otterrebbe un vantaggio in termini di burocrazia e in termini di costi per le aziende. Mi dispiace che purtroppo non ascolti il Presidente, però su molti di questi argomenti vi posso assicurare ci siamo confrontati. Su molti argomenti ovviamente ha mostrato il suo accordo. Uno in particolare ne sta a cuore a lui, ma è stato citato prima da Antonio, è stato citato prima da Arturo.
Beh, sicuramente uno dei cavalli di battaglia di questa campagna elettorale di Mario Oliverio, con grande coraggio devo dire, è quello della sburocratizzazione, cioè le imprese in questo momento soffrono una burocrazia eccessiva, una burocrazia che poi a volte si traduce anche in corruzione. È una burocrazia che appesantisce enormemente le aziende. Guardate, il Sole 24 Ore ha pubblicato circa un anno fa un rapporto in cui si evinceva chiaramente che le aziende meridionali, o comunque quelle che risiedono, che sono insediate da Roma in giù, presentano hanno bisogno per interfacciarsi con la pubblica amministrazione, per adempiere agli obblighi che impone la pubblica amministrazione, hanno bisogno di circa 2 persone ogni 15 dipendenti. Le aziende che invece si trovano da Roma in su ne hanno bisogno di una. Cioè, in Calabria abbiamo le stesse leggi di Roma, le stesse leggi di Milano, però i burocrati calabresi impediscono praticamente alle aziende di poter lavorare. Mario Oliverio questo lo sta dicendo, secondo me, con grande coraggio, e sta dicendo che le aziende, che la regione deve legiferare, ma poi non deve più gestire come oggi sta facendo. Questo genera corruzione, genera clientele, questo danneggia enormemente le imprese. Quando parlo di imprese, io in questo momento non sto facendo Confindustria, non sto facendo il rappresentante delle imprese. Quando parliamo di imprese parliamo di sviluppo del territorio. Lo sviluppo del territorio passa soprattutto attraverso le imprese. È un concetto che penso debba passare questo. Dimenticavo un'altra cosa. In Calabria si paga l'IRAP con una percentuale del 20% più alta di tutte le regioni. Questa è una cosa con Mario Oliverio ne dobbiamo parlare, perché è impossibile. L'imposta regionale qui in Calabria è il 20% del più alta di tutte le altre regioni. Parliamo di ambiente, con una raccolta, noi siamo per una raccolta differenziata spinta porta a porta. Cerco di andare veloce per non annoiarvi, considerata l'ora siamo diventati un po' pochi. Parliamo di sanità. Noi, per quanto riguarda la sanità, io lo sto dichiarando più volte nei comizi e in tutti gli interventi pubblici. Noi abbiamo bisogno di una sanità con un ospedale unico della Sibaritide, che finalmente si deve realizzare, veramente si deve realizzare, che deve essere un hub, non deve essere uno SPOC, deve essere un hub, e che deve vedere possibilmente al suo fianco una facoltà di medicina o di biotecnologia, per impedire quella fuga di cervelli che prima menzionava il professore Di Cigno, che ha relazionato. Parliamo di turismo, e quando parliamo di turismo dobbiamo parlare, la mia idea, quella che credo che anche il Presidente condivida, Mario Oliverio condivida, è che c'è bisogno di un sistema turistico territoriale integrato. Questa cosa, che sembra una cosa un po' difficile, la possiamo ritrovare nel Salento, dove questo esperimento è partito nel 2009, e oggi non si parla più di Gallipoli, di Lecce, di Otranto, ma si parla di Salento. Noi dobbiamo parlare di Sibaritide, ma forse dobbiamo parlare di Calabria, perché se noi chiediamo a un cinese, va bene, o ad un australiano dov'è Corigliano, dov'è la Sibaritide, probabilmente, forse la Sibaritide per la sua storia qualcuno la conosce, ma guardate, probabilmente non sa neanche dove si trova la Calabria. Noi tempo addietro qui nella zona industriale abbiamo avuto un incontro con una delegazione cinese, con il presidente della Camera di Commercio Internazionale cinese, e diceva: guardate, sui vostri prodotti quando scrivete l'origine scrivete Sud Italia, perché altrimenti non capiamo proprio da dove arriva. Allora noi dobbiamo parlare di sistema Calabria, di un sistema territoriale integrato che veda coniugarsi le esigenze delle associazioni di categoria, delle regioni e dei comuni, e che veda un programma unico praticamente
anziché un programma unico, per esempio quando si fanno i cartelloni estivi o comunque quando si fa un programma turistico, deve vedere una mappa unica che ha al centro una rete di imprese e di operatori. Questo consentirebbe di concentrare gli sforzi, concentrare un'offerta e di evitare di disperdere in mille rivoli tanto denaro che oggi viene speso in sagre, viene speso in manifestazioni, insomma in sponsorizzazioni della sagra del Funco piuttosto che della sagra della Malanzana, eccetera. Per quanto riguarda l'agricoltura, per l'agricoltura il programma che sto, quello che la mia proposizione è anche lì di creare delle reti di imprese, di sostenerle, di incentivare delle reti di impresa che possano permettere una concentrazione dell'offerta, possano consentire una valorizzazione di un brand territoriale forte. E oltre a questo serve una premialità per quelle imprese che innovano, per quelle imprese che internazionalizzano e per le imprese che fanno ricerca. In questa direzione va a incastonarsi perfettamente l'intervento del professore universitario di poc'anzi, perché forse non tutti lo sanno, ma abbiamo in Calabria diverse varietà di prodotti agricoli che devono comunque pagare delle royalty a delle multinazionali che le hanno inventate. Allora, una facoltà di scienze dell'alimentazione o una facoltà di ingegneria alimentare potrebbe impedire quella fuga di cervelli di cui parlavamo e potrebbe sicuramente diventare le aziende che producono i prodotti agricoli molto più competitive sul mercato. Mi sto avviando alle conclusioni, è tardi e non voglio annoiarvi. Il Presidente tra un quarto d'ora sarà qui, va bene. Io continuo, poi magari faremo una piccola sintesi al Presidente dei punti più importanti. Guardate, poco fa si è parlato della scelta, della mia scelta, del gruppo che mi sostiene. Antonio ha fatto dei lusinghieri apprezzamenti sul mio conto, sul gruppo, e altresì ha fatto l'amico Arturo. Vi dico una cosa, quattro anni di politica come sto facendo io attraverso un movimento, è una politica fatta fuori dal sistema di incarichi, fuori da altre logiche, non riescono a passare così inosservati, ad essere trascorsi senza un motivo importante. Questa mia scelta, questa voglia di mettermi a disposizione del territorio è sicuramente alimentata dalla passione e dal sogno. Sì, perché bisogna anche sognare, anche gli imprenditori sognano. Steve Jobs con un sogno è riuscito a cambiare il mondo, quindi stiamo parlando dell'ingegnere della Apple che ha cambiato le nostre abitudini, ha cambiato il mondo con le sue invenzioni. Noi cosa penso io, cosa sogno? Quando penso alla Calabria, penso a questa lingua di terra che si affaccia nel mare Mediterraneo e mi piace sognare, mi piacerebbe per esempio pensare a una Calabria che si trova al centro del Mediterraneo
che è nella quale avvengono gli scambi come avveniva, come sono avvenuti nei secoli, nel passato, nella storia, tra i popoli africani, tra i popoli e tra i popoli europei. Questa Calabria è una Calabria, per esempio penso a un castello di Corigliano che potrebbe diventare il centro permanente praticamente di una conferenza tra i popoli del Mediterraneo. Cioè, mi piace pensare in grande quando penso a questa Calabria, mi piace sognare. E con una Calabria così, guardate, con una Calabria così noi potremmo ridare quello che manca ai nostri figli oggi. Oggi ai nostri figli manca la speranza di poter restare qui. Io credo che è importante avere un sogno, sia importante avere un sogno, sia importante poter ridare ai nostri figli la possibilità di pensare a un futuro da vivere qui. Probabilmente questa è una strada lunga, però bisogna partire prima o poi. Io sono partito, ridiamo ai nostri figli la speranza. Penso che con Mario Oliverio e forse con Claudio Malavolta questo processo possa iniziare. Grazie.